Ciao a tutti ragazzi, sono Gmet e oggi voglio mostrarvi un modo per procurarsi le esche in maniera facile, veloce ed efficiente. Ci tengo a precisare che questo trucchetto non l'ho scoperto io perché... Ma ragazzi, perché ogni volta che faccio video qualcuno si suicida? Vabbè, comunque. Ci tengo a precisare che questo trucchetto non l'ho scoperto io, ma l'ho visto in un video di uno youtuber americano di Terraria che io seguo. Comunque, ora vi mostro come funziona. Per prima cosa dobbiamo procurarci tre cose, che sono i flower boots, una flare gun e un retino. Per mettere in atto questo trucchetto sfrutteremo il funzionamento dei flower boots. Infatti, se noi passiamo sopra un punto in cui c'è solo erba, esso farà crescere piante e fiori. Guardate. Se noi andiamo a distruggere i fiori dietro di noi, anzi sotto di noi, quando noi abbiamo i flower boots, si ricreeranno all'infinito. Scusate per il lag, ragazzi, ho un computer burdo. Comunque, detto questo, ora passiamo alla vera e propria farm. Chiamiamola farm perché è praticamente una farm, sì. Allora, ci rinchiudiamo dentro un rettangolino, fatelo quanto volete. E per non far uscire le esche. E poi spariamo per terra un colpo di flare gun. No, forse così non va bene. Proviamo così. Poi ci posizioniamo vicino alla flare gun, in modo che l'erba cresce e poi venga subito distrutta dalla flare gun. Ora prendiamo un retino e prendiamo tutto ciò che possiamo. Guardate. Ok ragazzi, ha smesso anche di laggare ed è una buonissima cosa. Comunque, ora sapete perché non faccio video tutti i giorni. È per questo motivo, perché ho un computer così schifoso che non regge neanche Terraria mentre che registro. Quasi quasi non lo regge anche senza registrare. Comunque, va bene ragazzi, questo è la farm per le esche. Se il video vi è stato utile, lasciate un like e commentate. Da Gmet è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial e ciao a tutti!